Carissimi amici, sono tornata qui e devo dire che ho un personaggio di fianco a me che mi commuove. Io dopo tanti anni che frequento l'ambiente del mondo della salsa, finalmente conosco Enzo Conte. Wow, che emozione, insomma, mi fa molto piacere avere la possibilità di fare questa piccola intervista in un posto che amo particolarmente. Siamo venuti qui a trovare gli amici Roberto e Michele, gli amici della Romagna, che è una terra a cui sono molto molto affezionato. Allora, tu sei in Italia da tantissimo tempo, vero? Beh sì, diciamo, io ho la fortuna di essere un po' uno dei pionieri della salsa, diciamo. In realtà quest'anno festeggio 31 anni d'amore con la salsa, insomma, che conobbi nel 1988 quando suonavo il piano a New York, perché una vita fa facevo il pianista di professione. Ho avuto la fortuna di suonare 3 mesi a New York nella Grande Mela, dove ho conosciuto la salsa, e poi da lì sono andato in vacanza a Puerto Rico e questo colpo di fulmine si è trasformato in amore eterno. In amore eterno, perché lui è davvero uno dei precorritori, e quando parla lui si fermano tutti, perché non è soltanto questione del mero passo di danza, qui parliamo di cultura, di storia. Beh, insomma, io sono veramente innamorato della salsa, insomma, di tutto ciò che è dietro la salsa, la cultura, il ballo, la musica, i luoghi, la gente, la filosofia di vita. Quindi effettivamente la parola salsa mi illumina d'immenso. Allora, io so che lui va spesso poi a Porto Rico, sì, no? Sì, sì, vado spesso a Porto Rico. Io ormai ho 2 posti dove vado spessissimo, sono Porto Rico e il Brasile, perché sono sposato con una brasiliana. Quest'estate sono stato 2 mesi e mezzo a Salvador di Bahia, dove a casa mia moglie. Però sì, sono molto affezionato a Porto Rico, dove oggi sono stato 19 volte e il prossimo anno 20. Allora, lui è stato anche quello che ha portato, che ha aperto la strada a Porto Rico a Michela e Roberto, che so che poi sono stati addirittura insigniti di un grande riconoscimento quest'estate per essere i divulgatori, certo, della salsa portoricana in Italia. Questa continua evoluzione della salsa, perché comunque c'è, la senti, la tocchi con mano, che c'è una continua evoluzione. Tu che parti dalla storia, quindi hai conosciuto, sì, le radici, è una cosa che fa piacere, che infastidisce, che ti fa pensare, sei tu il primo a farla variare e a condividere questa varietà? Come funziona? Ok, domanda molto intelligente, complimenti. No, noi dobbiamo tenere presente che, io dico sempre, la salsa, il ballo in generale, è sempre lo specchio dei tempi in cui viviamo. Quindi dobbiamo anche capire il perché ci sono delle evoluzioni. Allora, noi ci troviamo davanti oggi a una situazione un po' diversa, ovvero quello che succede nei luoghi di origine e quello che succede da noi in Italia. Che cosa succede? Che nei luoghi di origine, basicamente, la salsa, proprio perché parte della loro cultura, più di tanto non si è evoluta. Perché non si è evoluta? Perché lì fondamentalmente i protagonisti non sono i ballerini, ma sono i musicisti. Per cui la gente, più che ballare, va a ascoltare la musica, no? Cioè, per loro la musica, cioè per noi la salsa è un ballo, per loro è la loro musica, è il loro Vasco Rossi, è il loro Gianni Morandi, è il loro Claudio Baglioni, cioè, voglio dire, è la loro musica che li accompagna dall'infanzia. Per cui questa febbre del ballo, anche se noi viviamo nel mito che lì tutti ballano, pensa che anche in Brasile non è così. Cioè, voglio dire, questo è un mito che noi ci portiamo dietro, il carnevale, l'allegria. In realtà loro amano profondamente questa musica, ma non necessariamente sentono il bisogno di ballarla. In Italia invece è uno dei posti, ma anche in Europa, dove il ballo si è più evoluto. Perché si è più evoluto? Perché nel frattempo sono nati festival, congressi, dove la gente va a esibirsi. Quindi questa necessità di esibirsi, che lì non c'è, fa sì che noi stiamo un po' estremizzando la salsa, perché dobbiamo fare spettacolo. Quindi che cosa succede? Che qui poi, per un effetto di emulazione, la gente cerca di copiare quello che vede fare gli artisti e lo riproduce paradossalmente anche laddove non dovrebbe riprodurlo, ovvero nella pista da ballo, perché ho visto quella figura, bellissimo, ho visto quella capriola, la voglio fare pure io, e magari la fa anche a scapito del vicino, che gli dai una gomitata o gli pesti un piede.
Nei paesi di origine invece poi tu vai e ti rendi conto che la gente balla in maniera molto più semplice. Perché? Perché non deve fare nessun spettacolo, perché non deve fare nessuna gara, perché magari si ritrova a ballare in una piazza come da noi le feste patronali, sta in un angoletto e magari sull'asfalto balla, e balla in maniera molto molto semplice. Quindi arriviamo a dei paradossi come questo qui, è molto interessante, che ha fatto anche nascere una piccola polemica, dove ci sono stati dei studenti del Portogallo che sono andati al congresso di Puerto Rico e poi, andando a ballare in giro per locali e per feste patronali, hanno commentato: ma i portoricani non sanno ballare. Certamente non sanno ballare quello che ballate voi, perché voi ballate una spettacolarizzazione della salsa, mentre loro continuano a ballare la salsa tradizionale. Per fare un esempio, qui siamo in terra di Romagna, cioè è come se vai a vedere una coppia di anziani che ballano in liscio, oppure quelli che partecipano alle gare, che fanno un liscio da gara. E quindi questo è importante. Però, per rispondere alla tua domanda, evoluzione sì, evoluzione no, io sono sempre del parere che bisogna capire il perché di certi fenomeni prima di condannarli. Io penso che sia inevitabile questa spettacolarizzazione, anche perché da noi la salsa si studia e non si apprende da padre in figlio, non si tramanda, e quindi per forza di cose la scolarizzazione ti porta poi a estremizzare determinate cose, e quindi a spettacolarizzare una cosa che invece in origine è molto semplice. Io ringrazio Enzo, che ha dato una risposta esaustivissima, e devo dire la verità, mi ha portato un po' nel suo mondo e mi ha fatto tanto sognare. Grazie davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti gli amici della Romagna e arrivederci non a presto, a prestissimo.